Ciao e buon venerdì a tutti. Oggi facciamo una ricetta veramente buona, dal cuore proprio mediterraneo. Ci trasferiamo in Sicilia, a Catania, per la pasta alla norma. Per due persone occorrono 160 g di pasta. Io uso questo, il formato deve essere dei maccheroni ed è della fabbrica della pasta di Gragnano. La trovate nel negozio online dreamitaly.com. Poi occorre 50 g di ricotta salata, un bello spicchione d'aglio 1-2, 4 pomodori ramati, 2 belle melanzane e un ciuffettone grosso di basilico fresco. Poi occorre l'olio per friggere, quanto basta, sale e pepe. Siamo pronti? Diamo via questa ricetta. Come prima cosa prepariamo il sughetto, che va cotto 20 minuti. Prendiamo due belli spicchioni d'aglio, come vedete, e andiamo a schiacciarli, togliendo la buccia, vedete? Poi quando lo schiacciate viene via perfettamente. Uno. E due. E lo andiamo a mettere, ne mettiamo intere così poi possiamo toglierle, e lo andiamo a mettere nel pentolino dove ho già messo 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva. Adesso andiamo a soffriggerlo. Tagliamo adesso anche le melanzane. Queste si possono tagliare o a fette rotonde così, oppure, come faccio io, così le prendo, le taglio a cubettini e le vado a friggere. L'importante, come le tagliate, che la melanzana va fritta, quindi scegliete voi il modo, ma va fritta. Adesso che l'aglio, come vedete, si è arrosolato, aggiungiamo i pomodori, così vediamo per bene, lasciamo insaporire. Questi vanno cotti 20 minuti. Tra una decina di minuti aggiungiamo il sale, un goccino di pepe e una punta di zucchero. Poi in quest'altra padella ho già messo l'olio perché dobbiamo friggere le melanzane. Mettiamo e andiamo a friggere le nostre melanzane. Se per caso ne mettete un po' in più, dopo vi serviranno, perché tanto sono buone una volta che le fate, come contorno. Ok, lasciamo friggere. Il nostro sughetto, come vedete, è pronto e adesso andiamo a passarlo nel passaverdura. Qua gli ho aggiunto, come vi ho detto prima, un po' di sale, un po' di pepe e un pizzico di zucchero per togliere un po' l'aspro. Qua invece le nostre melanzane spegniamo, sono pronte, e andiamo a scolarle, come vedete, in un piatto con della carta assorbente. Nell'acqua salata ho buttato la pasta. Nel frattempo che questa cuoce, il sugo ormai è pronto, aggiungiamo abbondante basilico e io aggiungo una parte di melanzane, una parte andrà sopra e una parte io la metto dentro. Potete fare un po' così, prende ancora più sapore. La pasta alla norma è pronta, adesso andiamo a impiattarla. C'è un profumo che non vi dico. Mettiamone un po' nel piatto, questo è per due persone, come vi ho detto. Poi andiamo a completare con le nostre melanzane, qua le mettete a vostro piacere, la ricotta salata, così, e ultimo tocco, un po' di basilico fresco. Ecco, la mia pasta alla norma è fatta, vedete? Bellissima, buonissima, un profumo eccezionale. Se vi è piaciuta questa ricetta, mi raccomando un like, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per tutte le notifiche. Ci vediamo a venerdì prossimo, ciao ciao!